Stai per caso pensando all'installazione di un impianto fotovoltaico o almeno una volta nella vita ci hai pensato? Sicuramente ti sei fatto tantissime domande alle quali non hai saputo dare risposta e quindi hai frenato la tua voglia. Tante possono essere le domande, la domanda può essere: se ho un contatore da 3 kW, posso installare un impianto fotovoltaico al massimo di soli 3 kW? Non è esatto, pur avendo un contatore di 3 kW di prelievo, io posso tranquillamente scegliere la taglia di impianto fotovoltaico che più mi si addice leggendo i consumi in bolletta, in quanto la norma non prevede che l'impianto fotovoltaico debba rimanere come potenza pari o inferiore alla potenza del contatore attuale. Quanto dura un impianto fotovoltaico? Beh, un impianto fotovoltaico può durare almeno 25 anni, se non di più, in quanto i produttori per mettere sul mercato i moduli fotovoltaici in Italia hanno bisogno che gli stessi abbiano una garanzia di almeno 25 anni all'80%. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi il modulo produce 100, fra 25 anni minimo deve produrre 80, ragion per cui posso pensare che dure da 25 ma anche più anni. Quando decido di rimuovere i moduli fotovoltaici dal mio tetto, quando decido quindi che la vita del mio impianto è finita, non devo parlare propriamente di smaltimento, ma devo parlare di riciclo, ovvero di trasportare i moduli fotovoltaici al primo centro di riciclo vicino a casa nostra perché gli stessi vengano riciclati. Tutti i moduli fotovoltaici oggi messi sul mercato hanno la propria marchiatura del proprio consorzio di riciclo e tutti i consorzi fanno capo al RAE. Pensate che noi per ogni modulo fotovoltaico che installiamo paghiamo tra i 3 e i 4,5 euro solo di consorzio di recupero. Se le nostre risposte ti sono sembrate interessanti, ma hai qualche domanda da fare o sei interessato a un impianto fotovoltaico, chiamaci, chiama Soladria 0426 22784. Trovate tutti i nostri riferimenti anche sul nostro sito internet www.soladria.it.